Ciao amici, ciao amiche. Approfitto per rispondere a qualche domanda che mi sembra molto importante, delle osservazioni molto belle. Qui mi si chiede, una cosa non mi è molto chiara. Ammesso che riusciamo a passare in un nuovo universo, e me lo auguro di tutto cuore, alla fine di esso saremo costretti a rivivere un'altra volta la virtualità che stiamo vivendo ora? Cioè rincarnare. Allora, funziona così. I Surga vivono vite meravigliose, bellissime, al di là di qualunque immaginazione umana, piene di piacere, felicità, amore, tutto, tutto, tutto. È la pienezza, è la pienezza proprio dell'esistenza. E lo fanno durante miliardi e miliardi di anni, cioè in tutto il corso di un universo. Quando finisce l'universo c'è una specie di reboot. Questo reboot deve prendere energia, ma non soltanto energia fisica, energia anche psichica, ossia una grandissima determinazione che nasce dalla consapevolezza che si ha quando si vive una vita biologica, ossia la consapevolezza di come sia sofferta questa vita biologica. Quindi tutti surgono in questa piena consapevolezza, sono estremamente determinati e concentratissimi proprio in questo compito incredibile, che è creare un universo nuovo a partire dalle ceneri dell'universo precedente. E lo creano con una perfezione incredibile, al punto che possono trasferirsi nell'universo nuovo. Però c'è un prezzo per questi miliardi e miliardi di felicità vissuti e che vivremo, no? Facciamo un esempio: 100 miliardi di anni vissuti in piena felicità, 80 anni di ristrettezze, sofferenze, incomprensioni, poi di nuovo c'è altri 100 miliardi di felicità, praticamente è una felicità eterna, interrotta soltanto da un'ottantina di anni e di questi problemi che viviamo noi. Ben ne vale la pena, insomma, voglio dire, cioè non è che ti posso dire, la proporzione in sé giustifica questa sofferenza che purtroppo è brutta, antipatica, per carità, lo so bene, e la viviamo proprio perché dobbiamo renderci conto di quanto è brutta e antipatica, perché se no c'è pericolo che i Surga non si coordinano tutti insieme in questa perfezione di intenti data da una grande chiarezza, capito? Perché, capito? È necessario avere una grande chiarezza, ho fatto un esempio anche l'altra volta, tu sai che soffrire è brutto, ma se tu però non lo rivivi, non lo capisci, capito? Perché c'è stata anche un'altra domanda che diceva, ma se questi sanno tutto, c'è bisogno di... non potrebbero essere registrate tipo su un hard disk queste informazioni? Ma certo. Ma sono registratissime. Ma il fatto sta proprio in questo: quando tu hai un'immagine registrata in un hard disk, tu la vai a vedere l'immagine, no? Tu la leggi quando la vedi. Però quando tu devi leggere il dolore di un mal di denti, tu come lo leggi se non che sentendolo? Cioè, l'unico modo per leggere il dolore di un mal di denti è sentendolo. Quindi le informazioni ci sono, non è che questi si dimenticano. I Surga sono perfetti, onniscienti, onnipotenti, sono creatori di universi, capito? Altro che il Dio giocattolo di cui parlano certe religioni. Qui stiamo parlando di un Dio vero, un Dio vero che poi siamo noi, questo Dio vero. Perché questo Dio vero è fatto di tutti i Surga messi insieme, sono tutti gemelli, sono tutti coincidenti, condividono tutte le esperienze, tutta la conoscenza e tutta l'onnipotenza. Quindi, quando tu dici io sono un Surga,
incarnato virtualmente nella condizione umana, tu sai chi sei. E infatti, come ho già detto, alcune filosofie e religioni orientali questo lo hanno intuito attraverso la meditazione, attraverso di tanti metodi, però loro dicono: io saluto il divino che c'è in te, e quell'altro dice: io saluto il divino che c'è in te, capito? E questo Buddha dormiente, no? Lo vedete che dorme, no? il Buddha immenso, che è tutta una simbologia di questo discorso dei Surga, del nostro io vero, nel nostro io superiore. E quanto è superiore? Immensamente superiore, perfettissimo. Noi siamo soltanto delle ombre misere e confuse e tormentate. Non ti puoi aspettare da un essere umano che si comporti come un Surga, ovviamente non ne ha le capacità. Anche un cane, un gatto, una farfalla sono tutti Surga incarnati. Quindi queste incarnazioni, ripeto, non si incarnano tutti contemporaneamente, si incarnano a gruppi, perché ci deve essere qualcuno sveglio che coordina il tutto. Tutte queste incarnazioni, tutti questi sogni coordinati, vanno coordinati alla perfezione. E quindi i Surga fanno questo, cioè quelli che non si sono incarnati controllano quelli che si stanno incarnando, poi questi che alla loro morte biologica hanno il percorso di evoluzione imparano di nuovo tutto quanto fino a svegliarsi Surga, e a quel punto sono pronti tutti quanti insieme a creare il nuovo universo. Questo succede a ogni fine di universo, perché l'universo a un certo momento va in evanescenza. Quando spiegherò la fisica capirete che cosa intendo io nel dire questo, no? L'altra domanda è molto bella, più che una domanda è una constatazione. Dice così: ciao a tutti, ho rivisto il video e sul fatto che Maurizio dice che questa è l'esperienza del non potere non sono d'accordo. Non perché penso che abbiamo superpoteri, ma perché penso che anche solo per il fatto di avere questa consapevolezza abbiamo un grandissimo potere. Unito poi alla capacità di entrare in empatia con il dolore degli altri esseri e la possibilità attraverso i nostri gemelli Surga di accogliere le nostre preghiere quando possibile. Anche questo è un grande potere, il sapere che possiamo guarire noi stessi. Anche questo è un grande potere, il sapere che se desidero ardentemente raggiungere un obiettivo e poi ci riesco, anche questo è un grande potere. Il nostro potere sta principalmente nel chiedere, e tutto quello che fa parte del disegno divino si concretizza. Bellissimo, questa è una cosa bellissima. Io vorrei perfezionare questo concetto aggiungendo qualcosa. Allora, se noi siamo consapevoli di chi siamo veramente, c'è un detto che dice: quando tu saprai chi sei veramente, riderai per quello che credevi di essere. Quindi sì, è così, perché ognuno di noi è un Dio. Cioè, tu credi di essere un poveraccio, un povero disgraziato, ma sei un Dio che sogna di essere un umano, che sta sognando di essere un umano. E quando però tu sei consapevole, si ricreano in te delle energie, delle potenzialità, non sei più abbattuto, abbacchiato, perché tu sai chi sei, sai da dove vieni e sai dove tornerai. Sai che sei un Dio. E questo veramente ti tira su. Il potere non vuole che le persone stiano su di morale, attenzione, è questo, per questo che queste filosofie orientali non sono mai state svelate veramente fino in fondo, perché ci sono grosse intuizioni. Allora, sapere che possiamo guarire noi stessi è un grande potere, ma certo, ma noi possiamo guarire noi stessi e anche gli altri per il semplice fatto di gioire, di avere gioia nella consapevolezza che siamo dei. Se tu sai che siamo dei, che cavolo stai a far malato a letto? Ma che sei, cretino? Se tu ti senti felice, la felicità già cura, tanto per cominciare, cura.
È la depressione che fa ammalare le cellule, la felicità cura. Il semplice fatto che sei felice cura. Se qualcuno ti ama, vieni curato, perché quando qualcuno ti ama ti senti coccolato, si risvegliano dei meccanismi profondi nel proprio essere che curano. Il bambino che piange, che ha il mal di pancia, la mamma lo abbraccia e già si sente meglio. È l'amore. E quindi se noi desideriamo ardentemente raggiungere un obiettivo, poi ci riesci, questo è un grande potere, è vero. Basta provarci, le cose basta farle, ma vi dirò di più, adesso vi dico una cosa particolare che mi sembra che non l'ho mai detta, non lo so, mi pare di no. Quando tu riesci a purificare il tuo cuore, il potere non è soltanto il potere di fare in senso normale, ma pieni di entusiasmo e quindi vincenti. Chi fa le cose pieno di entusiasmo è vincente, vince, fa. Non è che provi, sta proprio facendo, riesci, perché l'entusiasmo ti chiarisce l'idea, ti dà energia. Riesci veramente, puoi vincere qualunque malattia e puoi realizzare qualunque obiettivo. L'entusiasmo te lo permette. Dice sì, ma siamo in una condizione umana. Ok, però Dio si manifesta anche attraverso le coincidenze. Adesso vi dico, come stavo dicendo, stavo accennando qualcosa che probabilmente non ho mai detto. Allora, vi faccio un esempio. Io, prima di sposarmi, ero ovviamente fidanzato con mia moglie. E mia moglie doveva tornare presto a casa. Noi stavamo a casa di amici. Cominciato a piovere in una maniera pazzesca, ma era proprio una tempesta, e lei dice: ma come faccio? Io i genitori che mi aspettano a casa non posso ritardare, devo tornare a casa. E tutti gli dicevano: no, ma che sei matta, ma guarda come piove, ma che non è un tempo che tu esci, ma neanche con l'ombrello, proprio ti si porta via. E diciamo, come faccio? E gli amici giocavano, si divertivano, giocavano a carte, ridevano, e noi ci siamo messi io e lei in cucina e ho detto: senti, se io faccio una cosa, tu ti spaventi? E lei mi ha detto no. Allora mi sono messo seduto, mi sono concentrato e pieno di amore ho chiesto a Dio se faceva smettere questa tempesta. Nel giro di pochissimi minuti si è fermato tutto, tutto. Io ho preso mia moglie, l'ho accompagnata a casa perché non è che era lontanissimo, si poteva benissimo fare a piedi. L'ho accompagnata a casa e ci siamo salutati. Gli ho detto: visto, che ne pensi? Lei mi ha dato un bacetto sulla guancia, mi ha detto grazie e è andata a casa. Vabbè, io poi sono tornato a casa, appena sono entrato a casa ho chiuso la porta, è ricominciata una tempesta pazzesca, ma pazzesca proprio. Allora tu dici: sì, vabbè, è una coincidenza. Ma i miracoli di Dio sono discreti, si manifestano con le coincidenze. Io poi pensandoci ho pensato, ma migliaia, milioni di tonnellate d'acqua sospese nel cielo, alla faccia, ma che potere è questo? No? Che potere è questo? Riflettendo, io ho capito che il potere non ce l'avevo io. Il potere sì ce l'avevo io, ma il mio potere è quello di commuovere Dio, ossia surun, tutti surghi insieme, che creano delle coincidenze che tu chiedi e ricevi, capito? Loro sanno tutto il progetto, tutto il programma, capito? Quindi concedono delle cose. Vi faccio un altro esempio, no? Io potevo benissimo dire: ma questi sono i miei poteri. Ma quali i miei poteri? Se tu capisci il meccanismo, è l'amore nel cuore che commuove Dio. Un altro esempio: allora io avevo un amico di colore, all'epoca lavorava a Lisbona, questo amico di colore, già avanti con l'età,
Un giorno mi dice: "Diciamo, Maurizio, ho problemi di soldi, sai? Ho la macchina rotta, la devo riparare, comprare una nuova, insomma, devo sistemare varie cose. Passami una schedina, voglio vincere la lotteria." E ho passato una schedina perché ce l'avevamo sempre lì. Giocavano tutte le settimane. Poi mi ha detto: "Maurizio, passami anche la penna, che ho bisogno di vincere." Io in quel momento mi sono talmente riempito di empatia per questa persona e di nuovo ho aperto un grande amore rivolto a Dio. E quando ho preso la penna ho pensato con immenso amore: "Dio, per favore, fallo vincere." Gli ho dato la penna. Questo la settimana dopo mi dice: "Ah, Maurizio, lo sai, ho vinto, sono riuscita a riparare la macchina, ho sistemato un po' di cose." Hai capito? Coincidenze. Certo, sono coincidenze, ma io dico coincidenze come queste, ve ne posso dire tantissime, tantissime, e tutte quante in comune hanno una cosa: l'apertura del cuore, l'amore. Un amore che nella nostra condizione umana commuove, esurga e dicono: "Ma dai, ma facciamogliela sta cosa." Capito? Poi le cose che vengono meglio sono le cose che io faccio per gli altri, capito? Ma non è che io faccio, io chiedo a Dio con enorme amore nel cuore per gli altri. Ma attenzione, mo non è che uno pia, chiede a rotta di collo, chiede tutto, cioè deve essere qualcosa che ha un senso in quel contesto, che ha un senso in quel momento, che in quel momento scaturisce vero amore. L'amore non si finge, non è una professione che tu dici: "Sai, io amo professione." No, tu hai amore in quel momento, deve essere una cosa vera. E allora esurga, puff, esurga, cosa fanno? Surun, cosa fa? Te lo concede. Quindi, per quello che riguarda i miracoli, i prodigi, eccetera, eccetera, noi abbiamo questa possibilità che io chiamo il vero senso della divina provvidenza, che poi sarebbe il vero meccanismo della legge dell'attrazione, perché tu desideri una cosa, però la legge dell'attrazione funziona quando c'è di mezzo quello che vi ho spiegato adesso, un amore puro, non finto, puro, talmente puro che commuove Dio, e Dio dice: "Sì, questi stanno a fare un'esperienza brutta perché stanno rivivendo quello che hanno vissuto nel bioverso." Nel bioverso mica c'erano i miracoli, Dio non c'era. Se uno era malato doveva morire, moriva. Se c'era un problema lì, una tempesta, potevi piangere quanto ti pare, non si fermava. Quindi anche se noi stiamo rivivendo il dramma dell'esistenza biologica, noi in più abbiamo il grosso vantaggio che Dio esiste. Nel bioverso, Dio inteso come tutti surga insieme, non esisteva nel bioverso. È esistito solo dopo, da un certo momento in poi. E si sono promossi surga quando si sono trasferiti all'altro universo. E a ogni fine di universo si fa questa simulazione breve, che dura qualche migliaio di anni in tutto, con delle incarnazioni così a scaglioni dei surga che non si incarnano tutti insieme. Poi quelli che sono disincarnati fanno quel percorso di apprendimento che si fa dopo la morte per raggiungere la stessa evoluzione che si ha, la stessa comprensione che si ha quando si è svegli da surga. Praticamente tu, alla fine del tuo sogno, coincide con ciò che sei veramente, ti svegli e paf, sei pronto per creare un nuovo universo insieme a tutti gli altri surga, ossia Surun, creatore dell'universo e di tutte le cose. Quindi, purtroppo queste cose a noi ce l'hanno, queste cose che esistono anche in altre religioni, le hanno storpiate di proposito perché non ci rimastra a noi nella forma corretta, in una forma comprensibile, in una forma credibile. Ci hanno riempito di false religioni. Per questo io dico:
bisogna capire come stanno veramente le cose. La nostra è una conoscigione, non una religione. La religione si crede, la nostra la si conosce. E la differenza è come dalla notte al giorno. Nella notte c'è il buio pesto. Questo invece vi porta alla luce del giorno, la conoscigione. Ognuno da solo capisce da sé. È questo. Ognuno da solo capisce da sé. Quindi questa spiegazione secondo me è stata importante, perché innanzitutto chiarisce dei dubbi. E poi noi abbiamo molte, molte più risorse, a partire dal momento che uno sa queste cose, vive con più entusiasmo, con più gioia, più sicuro di sé e più incisivo nelle cose che fa. Le fa proprio convinto di riuscire, questo fa la differenza. Ci prova per riuscire, cioè non è che ci prova, le fa. Capito? Riacquista tutta la sua energia naturale e fa le cose. In più c'è questo jolly: chiedere sapendo chiedere. E la chiave che apre i miracoli è l'amore puro.